per essere oggi presente a questa conferenza stampa che dovrà sancire il prossimo campionato e il futuro dell'Agregas. Io ho assistito ad alcuni commenti sui social dove ci sono state delle critiche, dove ci sono stati dei plausi a questa, diciamo, dirigenza, e vorrei mettere in chiaro alcune cose. Questa dirigenza non è mai scappata, non ha mai messo fine alle responsabilità che si è assunta, e noi dall'inizio della nostra avventura in Agregas ad oggi abbiamo sempre detto alcune cose, ma sono state dall'inizio ad oggi sempre le stesse. Io personalmente in tutte le mie conferenze stampe ho sempre detto che sono finiti i tempi dei presidenti mecenati, e neanche io li gradisco queste logiche, perché se un presidente che può avere obiettivi di natura politica, di natura logistica, investe in un anno, in 2 anni, in 3 anni in una squadra di calcio, e poi nel momento in cui finisce l'interesse che aveva a monte, la squadra deve riniziare da capo, cioè problemi, fallimenti, e ricominciare di nuovo dalle categorie basse. Per cui io ho sempre detto, noi dobbiamo creare un modello finanziario economico per far sì che o ci sia Deni, o ci sia Bottone, o ci sia Callari in Agregas, l'Agregas continua sempre ad esserci e non avere bisogno dei presidenti mecenati. Avevamo anche, diciamo, focalizzato la nostra attenzione a quello che potevamo fare per creare delle condizioni di stabilità economica alla società. E avevamo identificato nella gestione dello stadio, per poter poi organizzare degli eventi di natura extracalcistica e anche calcistica, diciamo amichevole, di lusso, i concerti, ma tutto ciò, come a voi noto, non si è potuto realizzare perché abbiamo avuto l'assenza totale dell'amministrazione comunale. L'assessore Ciulla è stato disattento, il sindaco è stato disattento. E mi fermo qua usando questo eufemismo. Ora voglio partire da capo. Oggi c'è un assessore allo sport diverso, un assessore allo sport che è Gerlando Pippolo, che è molto sensibile alle esigenze della società, e che so che già da ieri, dall'altro ieri, si sta attivando per poter dare una sistemata allo stadio. E già questo, diciamo, è un buon segnale. Vorrei parlare al sindaco, e ci parlo attraverso voi, attraverso questa conferenza stampa, dicendo: sindaco, noi abbiamo avuto la capacità di portare 5.000-5.500 persone allo stadio, facendo divertire una città e portando alto il nome dell'Agras in tutta Italia, perché siamo stati ripresi per questo evento. Cioè, una squadra di eccellenza che riesce a portare 5.500 persone allo stadio è un evento di caratura nazionale. E noi ci siamo riusciti. Queste cose, di questo ne siamo orgogliosi. E poi un'altra cosa più importante: noi abbiamo fatto un settore giovanile, abbiamo tirato da mezzo alla strada tanti giovani che potevano essere vittime della criminalità organizzata, della droga. Abbiamo cercato di fare vivere un sogno e un obiettivo a questi giovani. Allora ti dico, sindaco, tutto questo deve essere azzerato, oppure tu vuoi metterti una mano sulla coscienza e dire veramente qua si svolge un'azione sociale? Io ho visto avvocati, medici, veterinari, cittadini comune venire allo stadio e gridare, sfogarsi. E nel momento in cui si sfogano allo stadio, si evita che faccia cose che oggi se ne sentono di tutti i colori: chi ammazza la moglie, chi ammazza la figlia, no? Per cui, dai, lo stadio è anche un momento di sfogo, e perché no? Dai. Per cui diciamo al sindaco: azzeriamo tutte le polemiche, azzeriamo tutto quello che c'è stato tra di noi, e ripartiamo da capo per l'Agragas e per la città calcistica.
Ecco, questo è l'invito che voglio fare, al sindaco. Per cui vorrei anche ora incominciare a parlare di cose concrete. Io sono una persona seria, credo di averlo dimostrato, perché abbiamo dato a quest'Agragas dignità, e vorrei aprire una parentesi. In questi giorni ho ricevuto le lamentele di una mia amica, di una mia cara amica, che è la signora Sonia Giordano, già presidente dell'Agragas, che si lamentava con me perché dice che io denigravo la sua gestione. Assolutamente no, io ho sempre detto che la signora Giordano è stato un presidente importante per l'Agragas negli anni che furono, e che lei era stata turlupinata da personaggi, da dirigenti di questa società. Io ne ho acquisito e ne ho avuto conoscenza e prova che la signora Giordano è una persona per bene e ha portato dei benefici all'Agragas. Però è anche vero che quando noi abbiamo acquisito l'Agragas, in Agragas non voleva venire nessuno, perché l'anno prima, e non per colpa della Giordano, alcuni dirigenti avevano fatto male. Per cui dico, io se mi sono espresso male, chiedo scusa alla signora Giordano, che mi onoro di essergli amico, però non era mia intenzione offenderla, ma volevo mettere in chiaro questo aspetto. Ora incominciamo a parlare di futuro, che è la cosa più importante. Io, come ho detto prima, sono una persona seria. Un presidente di una società di calcio come l'Agragas, che oggi si accinge a fare un campionato, diciamo, di Serie D, semiprofessionistico, deve essere responsabile. Deve essere responsabile perché ci carichiamo il futuro di 40 famiglie. Cioè, noi nell'anno scorso in eccellenza, tra i dilettanti, dove diciamo i contratti, se si vogliono, gli accordi, se si vogliono rispettare, si rispettano, se non si vogliono rispettare, fa lo stesso. Noi li abbiamo rispettati tutti, ma noi, voi sapete che avevamo ragazzi stupendi, che avevano figli, che avevano famiglia, per cui una dirigenza, un presidente serio, prima che dice signori miei accingiamoci a fare un campionato, deve essere responsabile che si carica il futuro di 40 famiglie. Per cui quando abbiamo finito il campionato io mi sono preso una pausa di riflessione, ho detto l'amministrazione comunale non c'è stata vicina, l'imprenditoria locale non c'è stato vicino. L'unici che ci sono stati vicini è stata la tifoseria, ne do atto. Abbiamo portato 5.500 persone allo stadio, i tifosi sono stati il 12° uomo in campo, e di questo me ne vanto e ne sono orgoglioso. Però oggi noi ci accingiamo a fare un campionato di Serie D, un campionato che è più dispendioso, perché avremo trasferte in Calabria, avremo trasferte in Campania, per cui non possiamo dire come se niente fosse, signori miei, facciamo questo campionato. E questa era la mia riflessione, il fatto che da persona seria non volevo dire ok, domani mattina ripartiamo. È chiaro che l'Agragas si iscriverà al campionato, è chiaro che l'Agragas si farà una squadra, e noi cercheremo di mantenere fede a quello che è il blasone dell'Agragas, perché noi, come ho sempre detto, siamo una squadra che abbiamo, diciamo così, destinata a vincere. Noi non possiamo fare calcio, noi dobbiamo vincere, perché la città vuole questo, perché il pubblico vuole questo, per cui ci dobbiamo responsabilizzare. E io dico, l'Agragas oggi vi posso assicurare che sarà iscritta al campionato di Serie D con un obiettivo che è un punto interrogativo. Io lunedì cederò le mie quote in Imolese, per cui lascio l'Imolese, la lascio nelle mani di persone per bene, del mio direttore generale che è Ulisse Savini, persona per bene e persona competente di calcio. E questa è una, diciamo, responsabilità che derogo alla mia persona. Cioè, io in Imola non ho giocato, ho fatto grossi investimenti e io oggi la lascio in buone mani. Cammarata ne sarà il suo braccio destro. Cammarata non sarà il direttore sportivo dell'Agragas, ma è il direttore sportivo dell'Imolese. E so che è stato riconfermato nell'Imolese.
Fermo restando che Cammarata resta sempre un mio amico, un grosso professionista, una persona che io stimo e che mi ci incontrerò, credo, nel prossimo futuro, o se faremo qualche cosa di importante nel mondo del calcio. Questo per mettere i puntini sulla i. Io da domani in poi mi dedicherò all'Airegas, perché voglio fare calcio professionistico e lo voglio fare in prima persona, senza delegare niente a nessuno, se non le deleghe, perché non posso fare l'allenatore e neanche posso fare il direttore sportivo. Però farò il presidente, come il ruolo compete. Per cui io tratterò con l'imprenditoria di questa città, che già dai primi approcci mi pare che sono disponibili e sono aperti all'Agagas, per cui da domani io incomincerò a contattare gli imprenditori di questa città. E perché no? Anche un sogno che io ho, che è quello di coinvolgere l'intera provincia, l'imprenditoria dell'intera provincia, e dare un sogno anche ai bambini dei paesi che sono confinanti con Agrigento. Io parlo per esempio di Grotte, io parlo di Naro, parlo di Racalmuto, parlo di Palma di Montechiaro, dove non c'è calcio. E io cercherò il coinvolgimento di queste città e di questi imprenditori per fare sognare e sognare tutti insieme l'Airegas che ritorni a essere, diciamo, una società professionistica. E io me ne assumo l'onere e l'impegno, già da domani mattina incomincerò a prendere i contatti. Da questi contatti si deciderà il ruolo dell'Airegas, se l'Airegas deve fare quest'anno un campionato o no, diciamo, onorevole, o se deve fare un campionato da protagonista. Perché siamo gente seria, perché se prendiamo giocatori importanti dobbiamo essere sicuri di poter mantenere l'impegno economico. Per cui rimane l'impegno di questa società che noi faremo un campionato importante, e mi riservo nei prossimi 10 giorni di comunicare se il nostro sarà un campionato, diciamo così, chiamiamolo dicendo classifica, potremmo fare anche un campionato da protagonisti. Nei prossimi giorni questo ve lo sapremo dire. Io sono stato molto titubante se continuare o no in Airegas. Poi sono passate nella mia mente le immagini di bambini che piangevano allo stadio quando abbiamo vinto il campionato, di 5.000 e più persone che piangevano, che battevano le mani. E poi c'è stata anche una telefonata che mi ha convinto di rimanere. Questa telefonata me l'ha fatto un artista di questa città che si chiama Tom Sinatra, il quale mi ha telefonato e mi ha detto: presidente, ma tu vuoi lasciare, ma guarda che io ho fatto il nuovo inno dell'Airegas. Ecco, questa frase mi ha commosso, ho detto: a questo punto io devo fare in modo che l'Airegas continui e ritorni a essere l'Airegas dei tempi, dei fasti passati. Ecco, per cui la mia decisione è stata anche presa in funzione di questi fatti. Io mi corre anche l'obbligo di ringraziare tutto il mio staff della passata gestione, tutti i dirigenti, che oggi siamo presenti, manca solo l'avvocato Rosato. E io vorrei aprire anche una parentesi per l'avvocato Rosato. L'avvocato Rosato è un patrimonio di questa società, rimane un patrimonio di questa società. L'avvocato Rosato ha chiesto a me personalmente un poco di riflessione, perché doveva sistemare alcune cose sue personali. L'avvocato Rosato rimane socio nell'Airegas e io penso che a breve lo avremo anche con un ruolo operativo, perché l'avvocato Rosato è una risorsa per noi e per l'Airegas. Questo per mettere il puntino sulla. Poi vorrei mandare anche un ringraziamento al direttore sportivo, a Ernesto Rossello, a cui va tutta la mia stima, tutta la mia considerazione. Lui ha fatto una scelta diversa
ma lui fa il direttore sportivo come professione. Allora, quando il Rossello mi dice: Presidente, io ho un'offerta che raddoppia, mi segue, quasi raddoppia quello che mi dava l'Agra, se diventa una scelta, diciamo così, professionale. Per cui, fermo restando il fatto che lui rimane patrimonio di questa società, io come presidente gli ho detto: Ernesto, tu sei un professionista, fai il professionista. E rapporti stupendi, rapporti di grande stima, di grande considerazione, ma quella è una scelta, chiamiamola professionale. Nicola Terranova, io oggi volevo venire con una maglietta con scritto Terranova Forever, Terranova per sempre. Terranova è un allenatore ideale, persona stupenda dal punto di vista personale, gradevole e per bene e seria, grande professionista. Terranova sarà uno di quei nomi che noi sentiremo parlare in campionati importanti. Con Terranova c'è aperto un dialogo. Dobbiamo verificare il tipo di campionato che farà l'Agragas con le esigenze di Terranova. Ecco, ma qualsiasi sia la scelta che noi faremo o che Terranova farà, grande considerazione per la persona e grande considerazione per l'allenatore. Per cui qua si parlerà poi di progetti. Terranova, che è un allenatore che farà grande successo, io glielo auguro, ma ne sono certo perché è un grande professionista, verificherà se oggi può raggiungere quello che sono i suoi obiettivi con l'Aders oppure no. Ma anche se ci fosse una scelta condivisa di continuare divisi, possibilmente l'anno prossimo, fra 2 anni, saremo di nuovo insieme. Qua è una questione, io devo stabilizzare l'Agragas, Terranova deve badare alla sua carriera. Per cui se le due esigenze non si incontrano, non c'è disistima o non c'è qualcosa di tecnico, perché io, il mio tecnico, ripeto, io volevo venire con la camicetta Terranova Forever, proprio per questo motivo, per dire: per me Terranova è il più grande allenatore che io ho avuto da quando faccio calcio. Ecco, questo io volevo mettere in chiaro queste cose per evitare sterili polemiche o polemiche che non esistono e che non hanno senso. Poi un ringraziamento particolare va a tutta la squadra, a tutto l'organico, sono stati meravigliosi. E devo dire che sono veramente orgoglioso di essere stato il presidente di una compagine di persone gradevoli, per bene, educati e grandi professionisti. Noi abbiamo vinto il campionato perché, a differenza di altri, abbiamo tenuto barra ferma, ci siamo compattati allora quando c'è stato un momento di difficoltà, abbiamo portato a termine la missione che ci eravamo prefissi all'origine. Ecco, e di questo ne sono orgoglioso e mando un saluto, un ringraziamento a tutti quelli che hanno fatto parte oggi di quest'Agrias e domani rimarranno nella storia di questa società. Ecco, a loro va tutta la mia gratitudine e tutto il mio ringraziamento. Ringrazio anche tutto lo staff: Ciccio Nobile, Maurizio Capraro, Totò, la Gaetano, che sono stati ammirevoli, sono stati sempre vicino alla squadra, hanno fatto sempre gli interessi dell'Agragas e sono stati anche loro quei punti di riferimento che nei vari ruoli avevamo di bisogno. Per cui anche a loro va la mia gratitudine. Ecco, poi passiamo avanti perché sennò ci commuoviamo e parliamo di cose concrete. Io ritengo, al di là di tutto, di aver finito le cose che avevo detto. Poi, eventualmente, se qualcuno di voi volesse qualche chiarimento particolare, sono a disposizione per le domande e riterrei opportuno passare la parola ai miei partner. Come se ci fosse qualche altra cosa da dire. Cioè, praticamente ha detto tutto, non ha lasciato spazio a niente. Beh, io volevo lasciare la partita in cui abbiamo vinto il campionato con la presenza di un sindaco che ha preso gli applausi delle nostre sofferenze qua all'interno di questa stanza, delle nostre paure, delle nostre ansie. Non è cambiato nulla. Ho chiesto un incontro pubblico affinché ognuno di noi pubblicamente prendesse degli impegni per proseguire la Serie D.
non è stato possibile farlo, quindi continuiamo da soli. Non c'era un po' di allarme circa la possibilità sia che ci fosse o non ci fosse la grazia c'è, continua con questa dirigenza. Abbiamo marcato il territorio per cercare di avere quegli aiuti finanziari che ci permettono di sapere che tipo di aggregas faremo in questa stagione. Non vogliamo illuderci, ma vogliamo essere sereni e seri come lo siamo sempre stati, cioè il fatto di sapere dove possiamo arrivare e dove arriveremo. Poi si sa, a dicembre c'è uno step dove vediamo come siamo messi e possiamo anche portare avanti determinate situazioni sempre a vantaggio e positive per l'Agrias. Non ce la siamo sentiti di abbandonare o ad altri in questo momento. Cosa faccio succedere? La possibilità di sapere o di avere nuovi partner se prima non sappiamo se hanno nel sangue l'Agrias. Quindi queste ancora ci sono delle trattative in essere, ma comunque la tranquillità che noi vogliamo manifestare ai tifosi, a tutta la città di Agrigento, è il fatto che noi continueremo a fare Agrias come siamo abituati a fare, come abbiamo fatto nei 2 anni trascorsi, dove magari c'era qualche perplessità in tutti e due gli anni. Uno siamo arrivati in finale playoff e uno abbiamo vinto il campionato. Come ripeto, scusate se poco, ma questo noi sappiamo fare. Continueremo in questo percorso. Voi so che volete sapere tecnicamente chi saranno i riconfermati. Sì, vi vogliamo ancora tenere un po' in ansia e ne parleremo la prossima settimana. Quando avremo delle certezze saremo in grado di dare determinate notizie ufficiali. A oggi ci sono un mare di trattative, sappiate che rispetto a prima, oggi tutti vogliono stare in Agrias, tutti vogliono venire, ci chiamano, ci preferiscono ad altri, sia per la categoria, sia per quello che abbiamo dimostrato. Anche le TV, i giornalisti, diciamo che noi conosciamo, ma anche regionale e nazionale, hanno fatto il resto, hanno portato l'Agrias a questo grande successo che effettivamente noi abbiamo avuto insieme a voi. Dobbiamo continuare tutti insieme in questo percorso. Non faccio che augurarvi a voi quello che vorrei augurarmi io, cioè quello di stare insieme, di stare tranquilli e di continuare ad avere i grandi successi e le grandi emozioni che l'Agrias fino ad oggi ha dato. Io farò delle brevi riflessioni. Intanto voglio ringraziare il presidente Deni, perché lui ha ringraziato tutti ed è doveroso ringraziarlo, perché poi le persone si giudicano dai fatti. Il presidente Deni aveva preso un impegno con la città e l'ha mantenuto, ha portato l'Agrias in Serie D. Abbiamo lottato, qualcuno di voi si ricorda che io ho preso le ceneri di quella che fu la defunta Agrias, e andando a Enna c'è uno striscione che dice urbis inespugnabilis a Enna, e lo ripeto per Agrigento, perché ricordo, e questo è un appello che faccio ai tifosi: in 4 anni da quando diciamo è risorta l'Agrias abbiamo perso una sola partita ad Agrigento nella mia gestione col Monreal. Da 4 anni si vince a sprombattuto, quando è successo qualche pareggio è successo il fine mondo, perché non siamo abituati. Ora è un'altra categoria la Serie D, non sappiamo ancora, come ha detto il presidente Deni, che taglio potremmo dare alla squadra. È chiaro che facendo delle corna qualche scivolone potrebbe succedere. Invito la tifoseria, la città ad essere tutti uniti, perché chiaramente magari qualche partita la potremmo anche perdere in casa, perché è un campionato completamente diverso, e rifarci fuori. Questo dico perché bisogna crescere tutti. Deve crescere l'amministrazione comunale, perché deve dare le risposte alla città. Noi abbiamo cercato di soddisfare quelli che erano gli obiettivi portando la squadra in Serie D. Ora dico, anche la tifoseria deve essere matura e capire che è un campionato completamente diverso, lo affronteremo con la giusta umiltà, però dico, non sapendo ancora il taglio da dare, e quindi diamoci tutti una regolata. Forza Agrias, questo. Domande? Posso? La mia è una domanda molto articolata, però vi devo dire che avrei preferito che, oltre la vostra presenza, avrei preferito anche la presenza quantomeno dell'assessore allo sport del Comune di Agrigento.
perché per capire quale potrebbe essere il futuro dell'Acreas, tutto dipende anche da ciò che si potrà decidere in futuro. Due certezze che Peppe Dede ha detto questa sera: che non sarà più un azionista del Livonese e che scriverà regolarmente l'Acreas al prossimo campionato di Serie B. La terza cosa che è molto importante è quali sono i rapporti che ci potrebbe essere nell'immediato futuro con l'imprenditoria. Si era parlato di un contatto importante con determinate cordate. Non faccio nome e cognomi perché da quando non sono ufficiale è inutile fare pubblicità gratuita. Io penso che l'Acreas è cosa nostra. Scusami se è una parola molto pesante, è una cosa nostra, che significa che dobbiamo portarla avanti noi a Cragantine. Io penso che imprenditori ad Agrigento, di Agrigento città e anche della provincia ce ne sono, pronti a dare qualche cosa. È chiaro che questo atteggiamento, un po' di riflessione, sicuramente giusta da parte vostra, e in prospettiva di quello che potrà succedere, è quello di bypass. Cioè, se voi non avete una certezza di collaborazione da parte dell'imprenditoria locale o della provincia, aggiungo io, ed anche dell'amministrazione comunale, voi non potreste oggi fare un progetto che possa proiettare l'Acreas ad avere una squadra competitiva, perché se si vince un campionato di Serie D, dove si va? Si va avanti per tornare indietro? Cioè, facciamo il cammino del granchio? Io penso che sia un discorso perfettamente per cui secondo me la tifoseria dovrebbe essere soddisfatta da un fatto molto importante, che è quello che voi avete deciso di portare avanti il discorso. Noi la scriviamo, però in questo momento, senza sapere quale sarà la futura collaborazione, io non posso io programmare una stagione. Ecco perché c'è un punto interrogativo sull'allenatore, che sicuramente dopo un campionato del genere non può fallire oppure bruciare quello che di buono ha fatto. Fai la domanda, non interpreto. La domanda qual è? Cioè, la domanda è che oggi le cose più importanti sono state due: l'impegno che prosegue da parte di Dede e il resto, che è un punto interrogativo, perché non si sa che tipo di campionato può fare l'Acreas. Carmelo, rispondo, mi fa piacere che mi hai fatto questa domanda. Ho perché... fatto la premessa lunga, ma... Sì, no, vabbè, ma la mia era una battuta così per ristemperare. Questa domanda mi piace perché posso rispondere in questa maniera. Io le cose che ho fatto nella mia vita le ho fatte sempre da vincente e ho avuto sempre nella mia vita un piano A o un piano B. Ecco perché mi sono trovato sempre bene qualsiasi cosa io abbia fatto. Oggi noi ci siamo posti il problema dello stadio. E visto e considerato che, malgrado, diciamo così, le assicurazioni del sindaco, se vi ricordate, 4 mesi fa il sindaco ci disse, lo disse a voi, non a me, io non ero presente, entro un mese pubblichiamo il bando. Vi ricordate voi, no? Ne sono passati 4-5 di mesi, questo bando non è stato presentato. Allora noi, il fatto che io dico che mi dedicherò da professionista, io oggi farò il presidente professionista, ho due strategie. Io presenterò un project financing e stanno l'amministrazione comunale, perché per legge l'amministrazione comunale deve dare corso al project financing. Per cui se la montagna, come si dice, se Maometto non va dalla montagna, sarà la montagna che va da Maometto. E questo è uno. Secondo, stiamo studiando insieme con alcune persone di alto profilo di accedere ai fondi europei che si chiamano fondi Juncker, che portano il nome del vecchio presidente della Commissione europea, il quale prevede che nel settore dello sport si possono dare in un unico progetto fino a 25 milioni di euro su un progetto che viene finanziato, diciamo, a setto giro di posta. Per cui, ecco, anche noi abbiamo un piano B, però
Dico, io privilegio il rapporto con l'amministrazione comunale che rappresenta questa città. L'Agrias è patrimonio di questa città, ma non solo l'Agrias, ma anche la società di pallacanestro, tutto lo sport in generale. L'amministrazione comunale la deve finire con Arrisemina, con i Ville, deve puntare allo sport a 360 gradi. Noi abbiamo avuto una campionessa che è la Giusi Parolino. L'amministrazione non si è mai permessa di dire: Giusi, tu dai lustro a questa città, ti regaliamo una medaglia, mi segui, significativa per ringraziarti di quello che tu rappresenti. Ecco, questa amministrazione si deve fare un bagno di umiltà e incominciare a ragionare su queste piccole cose che possono diventare grandi cose. Se riusciremo a fare questo progetto, noi attiveremo tutta una serie di risorse importanti che ci portano a fare le scuole calcio, le accademie del calcio. Noi, oltre a essere una città turistica, balneare e di, chiamiamolo così, culturale, possiamo essere anche una cittadina dello sport, fare venire i figli dei cinesi ricchi a fare gli spaggia da Grigento. Abbiamo un progetto, però per farlo sarebbe opportuno e giusto che l'amministrazione comunale fosse sensibile davanti a queste problematiche. Ecco perché parlo di piano A e di piano B. Una domanda permettimi di dire una cosa, per fare. Cioè, c'è un fatto positivo: noi oggi ci troviamo ad avere un nuovo assessore allo sport, Gerlando Piparo, che lo vedo molto impegnato ed è più tifoso di noi tutti. Quindi lui, attraverso, indipendentemente dall'amministrazione comunale cui fa parte e comunque sollecita, diciamo che attraverso i suoi canali politici sta trovando anche delle soluzioni regionali e nazionali. È ritornato da Roma, ha dato grandi prospettive all'Agrias, credo che già siano qualcosa sia operativo, ma lo diremo, memore delle precedenti manifestazioni che poi non si sono realizzate, tutto quando c'è l'ufficialità. Quindi bisogna dare merito e far emergere questo fatto positivo del nuovo assessore allo sport. L'ultima domanda che volevo fare è questa: stand by, Terranova e gran parte dei giocatori sono in stand by, aspetteranno una risposta a breve oppure no? Carmelo, tu sei un uomo di sport. I giocatori dipende da quello che faremo noi con l'allenatore, perché ogni allenatore ha un modo di giocare, ha un modulo, per cui noi dobbiamo disegnare, mi segui, la compagine calcistica a quello che è il pensiero dell'allenatore. È chiaro che nel momento in cui i ragazzi vorrebbero rimanere in toto e tutti in Agrias, però noi siamo condizionati dal pensiero calcistico dell'allenatore. Se c'è un allenatore che fa il 4-3-3, se c'è un allenatore che fa il 3-5-2, per cui ecco, tutto dipende da questo. Ci sono dei giocatori che sono, chiamiamoli standard, che possono essere, diciamo, destinati a qualsiasi modulo, e quelli li abbiamo già bloccati. Carmelo, ti avevo risposto dicendo che molti chiamano e tutti vorrebbero restare in Agrias, perché adesso Agrias è un simbolo, è un fiore, quindi tutti. Quindi la risposta te l'ho data prima io, quando ti dicevo, tutti sono, aspettano che si formalizzi questa struttura forte per accedere e continuare ad essere aggregati. Quanto tempo dovrò passare per sapere? Una settimana lo sapremo. Una settimana. La prossima settimana saremo in grado di una settimana. Adesso settimana si è parlato dell'imprenditore La Rosa, ci siamo sentiti anche la settimana scorsa, diceva che vi sareste visti mercoledì perché ognuno di voi aveva delle esigenze da prospettare e quindi si sarebbe avuto un quadro più chiaro della situazione. Queste esigenze hanno trovato, diciamo, si sono sposate le vostre con le sue, oppure diciamo è tramontata questa, guardate, possibilità si parla di La Rosa come di qualche altro, come di società, sì, come imprenditori, diciamo, capienti. Noi non cerchiamo solo gli imprenditori che siano in grado di dare una mano economica, ma cerchiamo degli imprenditori che hanno un'idea, che hanno un progetto, perché se noi cerchiamo l'imprenditore che deve venire a investire per un anno e poi disinteressarsi, oppure la cura deve essere peggio del male, ci teniamo il male. Ecco, noi stiamo facendo queste valutazioni, ci sono una serie di trattative, però non privilegiamo solamente l'aspetto economico, ma privilegiamo anche l'aspetto di integrazione, che l'idea di chi vuole venire in Agrias
collimi con la nostra idea. Noi siamo stati una dirigenza che abbiamo mantenuto un profilo basso, che abbiamo rispettato il ruolo di ognuno, non siamo mai entrati a gamba tesa in altri ruoli che non ci competevano. Se questi soggetti dimostreranno di avere le nostre stesse idee e dal punto di vista, chiamiamolo così, logistico, ci integriamo, che ben vengano. Ma se gli imprenditori pensano che per il solo fatto che portano dei soldi all'Agrias non siamo degli accattoni noi. Il campionato non si vince solo in campo, si vince anche con l'armonia fuori dal campo, e quest'anno e l'anno scorso c'è stata grande armonia tra noi tutti i tifosi e dirigenti, e deve continuare a esserci questa armonia, perché in mancanza del quale non si fa bene. Chi sarà il nuovo direttore sportivo? Lo comunicheremo in questi giorni. Stiamo valutando una serie di profili e vedremo. Tenete presente che già noi partiamo con una grossa, con un vantaggio. Io sono fino a oggi, mi dimetterò lunedì, cederò le quote, però ho un rapporto con il direttore generale, che sarà il nuovo proprietario del Limolese, stupendo, per cui tra le intese che abbiamo raggiunto nella cessione delle quote, la promessa che molti giovani importanti che facevano parte della primavera 2 del Limolese potranno venire in Agra, e sono profili che già sono pronti per la Serie C, per cui noi li potremmo avere ad Agrigento se rientrano nell'idea di calcio dell'allenatore. Tenete presente che noi abbiamo l'obbligo dei 4 juniores in campo, significa che i 2/3 dell'organico deve essere fatto da giovani importanti, e saranno i giovani importanti a fare vincere i campionati, per cui noi partiamo con il piede giusto. Altre domande? Considerato che c'è il nuovo assessore allo sport e che ho sentito lui ha un programma importante per questo stadio, però ritengo che siano cose che vanno per la lunga, non è che si realizzano lì per lì. Il campionato, il prossimo campionato, possiamo dire che è alle porte, perché le società stanno formando le proprie situazioni di squadra e compagnia, ma lo stadio è Seneto, allo stadio attuale ha bisogno qualcosa di urgente. Ma perché non possiamo trovarci impreparati, anche se è effimero questo futuro per l'Agrias? Allora, il bagno dell'Agrias, il terreno di gioco, l'acqua nella tribuna, è una situazione che deve essere... Il nuovo assessore si è messo davanti questo problema urgente da realizzare. Sì. Io poche volte ho garantito per un politico, non bisogna mai garantire per i politici. Il motto dell'assessore Ciulla era: ma la politica ha i tempi lunghi. No, la politica quando vuole ha i tempi brevi. So che l'assessore, e mi sento di garantire per l'assessore, perché è una persona seria e per bene, che questi interventi proprio saranno fatti a giorni. Questi interventi urgenti, chiamiamolo il bagno, la pioggia sulla tribuna coperta, gli scricchioli, la caduta di cemento che c'è nella tribuna, ho avuto assicurazioni, e mi sento di poter garantire io per l'assessore, che questi interventi saranno fatti. Poi ci saranno gli altri interventi che sono più strutturali, che hanno bisogno i tempi, non dico della politica, ma i tempi dell'imprenditoria. Ecco. Altre domande? Va bene, grazie. Grazie a voi. Buonasera.